Operata mentre in vacanza, denuncia l'equipe sanitaria per la cicatrice e le presunte lesioni post-intervento. Con l'accusa di lesioni personali colpose, quattro medici dell'ospedale di Sulmona sono finiti sotto inchiesta. La vicenda, che risale allo scorso anno, approderà domani sul tavolo del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, Alessandra De Marco, che ha fissato un incidente probatorio per cristallizzare il quadro delle accuse. Un pool di periti, tre in tutto, si occuperà di svolgere dovuti accertamenti per verificare se nel corso dell'intervento chirurgico può ravvisarsi o meno un'imperizia o negligenza dei sanitari operanti. Da quanto si è appreso, la donna che aveva presentato querela si era sottoposta a un intervento ad Avellino nel 2021. Un anno dopo si reca in vacanza a Campo di Giove, accusa forti dolori addominali. Per questo si reca a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove viene trattata dai sanitari. All'esito degli accertamenti, i medici decidono per l'intervento urgente. L'operazione va a buon fine, ma dopo alcune settimane la donna presenta una denuncia, ipotizzando che l'intervento svolto le avrebbe provocato lesioni permanenti. Dirotto al travviso i sanitari, pronti a smontare punto per punto la tesi della paziente. I medici sono difesi dagli avvocati Alessandro Scelli, Alessandro Margiotta, Antonietta Pace. Assolta dalla pesante accusa di maltrattamenti, condannata per le minacce aggravate al suo ex, protagonista della vicenda giudiziaria è una 32enne originaria di Pescara, residente a Sulmona, che è finita davanti al giudice monocratico per aver danneggiato il bancone dell'attività commerciale del suo ex con una chiave inglese. I fatti risalgono all'estate del 2020. Secondo il castello accusatorio, la donna avrebbe maltrattato il compagno con richieste immotivate di denaro, minacce di morte, aggressioni verbali e fisiche. Il 21 luglio del 2020 avrebbe preso il convivente a calci e pugni, sorprendendolo di spalle mentre stava cambiando una ruota della vettura. Il 20 luglio avrebbe tentato di ferirlo perfino con una chiave inglese, che poi avrebbe utilizzato per danneggiare il bancone di un'attività dove l'uomo lavorava. Una storia delicata, i due erano appena usciti da una comunità e la giovane, come accertato nel corso del processo, avrebbe solo reagito ai continui litigi con l'ex convivente. È caduta quindi l'accusa dei maltrattamenti, mentre è rimasta in piedi la minaccia aggravata, per la quale la 32enne ha rimediato una condanna simbolica a 15 giorni di reclusione e al pagamento delle spese processuali. Un procedimento, come spiega l'avvocato difensore Claudia Sciarra, che è servito alla donna per poter ricominciare una nuova vita, scrollando di ridosso le esperienze pregresse. In questo modo si è evitata la vera condanna. Aveva 100 grammi di hashish nell'auto, pronti per essere venduti nel mercato della droga. Con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 25enne originario di Campobasso è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai carabinieri della compagnia di Castel di Sarangro, coordinati dal capitano Giuseppe Testa. I fatti risalgono all'altra sera, quando il giovane, a bordo dell'auto, stava transitando sulla statale 17 ed è stato fermato al posto di blocco dei militari all'altezza di un supermercato. Lo stesso avrebbe tentato di disfarsi di un panetto di hashish appoggiandolo sul ciglio della strada. Insospettiti dal nervosismo e dall'agitazione, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, che ha portato a rinvenire la sostanza, 100 grammi circa, più alcune bustine di cellophane che servivano verosimilmente per il confezionamento della stessa. Il 25enne avrebbe dichiarato a quel punto di essere proprietario della sostanza, di averla acquistata al fine di rivenderla in Molise, circostanza che ha spinto il magistrato di turno a disporre l'arresto in flagranza di reato del giovane. Lo stesso, al termine delle formalità di rito, in attesa dell'udienza di convalida, è stato tradotto dai carabinieri nella sua abitazione, dove si trova agli arresti domiciliari. Con il giovane viaggiavano nell'abitacolo altri due passeggeri, rilasciati poiché considerati estranei ai fatti. Controlli a tappeto dei carabinieri del NAS nella filiera delle palestre. Due sanzioni sono state elevate anche sul territorio peligno sangrino dei militari, che in tutta Italia hanno ispezionato complessivamente 413 centri sportivi, accertando violazioni presso 118 di essi, pari al 28% degli obiettivi ispezionati, 7 dei quali sono risultati oggetto di provvedimento di immediata sospensione delle attività a causa delle gravi irregolarità riscontrate. In Abruzzo, più della metà delle strutture
strutture ispezionate non è risultata conforme alla normativa vigente, la maggior parte delle quali nelle province di Chieti e Pescara. Nella provincia di Pescara sono state anche rinvenute apparecchiature per uso estetico, utilizzate da personale non qualificato, e l'assenza di procedura di gestione del rischio di legionellosi per gli impianti di condizionamento dell'aria. Nella provincia dell'Aquila è stata altresì riscontrata la presenza di cosmetici in vendita in assenza della prevista autorizzazione. Qui, come detto, sono state elevate due sanzioni sul territorio Peligno Sangrino. Nelle province di Chieti e Teramo è stata accertata anche la violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per l'assenza del piano di evacuazione e del certificato di prevenzione incendi. Manca la certificazione di ultimazione dei lavori per l'uso dei laboratori e scatta lo sciopero. L'Istituto Tecnico Industriale di Prato La Peligna, un gruppo di studenti, ha disertato le lezioni questa mattina per spronare la provincia dell'Aquila a rilasciare l'ultimo atto amministrativo che consente di avviare la didattica negli spazi ristrutturati e rimessi a nuovo. Gli interventi di adeguamento sono stati completati lo scorso agosto per la ripartenza dell'anno scolastico. Tuttavia, in queste settimane, gli studenti di Meccanica non hanno potuto usufruire dei laboratori per via della certificazione mancante. Non una condizione di pericolo e di scarsa vulnerabilità ormai risolta da mesi, solo una questione di carattere amministrativo che probabilmente sarà risolta a giorni, come fanno sapere il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e la dirigente scolastica del Polo Fermi, Luigina D'Amico. Non vogliamo creare clamore e allarme, solo un segnale affinché si possa avviare a più presto le attività didattiche anche nei laboratori. Spiegano alcuni studenti fuori ai cancelli, da qui lo sciopero composto, senza clamore. Un anno e mezzo di reclusione più il pagamento delle spese processuali, e questa la pena inflitta dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, a un 68enne romeno, domiciliato a Pacentro, finito alla sbarra per il reato di evasione. Una vicenda sui generis, finita sui banchi della giustizia, che ha strappato perfino qualche risata. I fatti risalgono al 2020, nel pieno dell'emergenza pandemica. L'uomo si trovava in detenzione domiciliare per una serie di reati, tra cui detenzione clandestina di armi. Secondo il castello accusatorio, l'imputato si sarebbe allontanato dalla sua abitazione, dove stava scontando la pena residua, per raggiungere una strada nelle pertinenze. Uno spostamento di circa 2 metri in un vicolo isolato per prendere una boccata d'aria. Peccato che proprio in quel momento passava la pattuglia dei carabinieri per il controllo del territorio, che lo ha fermato, segnalato all'autorità giudiziaria. A pesare sono stati probabilmente precedenti. La difesa dell'uomo ha provato a spiegare che quell'uscita di casa non era finalizzata all'evasione, ma per PM giudice il castello delle accuse ha retto. Il 68enne infatti poteva uscire in orari stabiliti, non aveva alcun motivo di allontanarsi nemmeno di 2 metri. Ora al suo casellario giudiziale si aggiunge anche la condanna a un anno e mezzo, che c'è da giurare sarà appellata. Si è svolto l'Open Day al Centro per l'Impiego di Sulmona dell'Istituto Tecnico Superiore Efficienza Energetica dell'Aquila, che ha ottenuto una buona partecipazione da parte di giovani diplomati e di persone in cerca di nuova occupazione, ma era tanta anche la presenza di persone curiose di conoscere questa tipologia di formazione. La scuola è un'Academy Green incentrata sulla sostenibilità ambientale. Prepara certificatori esperti in materia di ambiente e persone formate al mondo del lavoro. Il 95% degli iscritti ai corsi trova lavoro subito e viene occupato stabilmente. Un'opportunità assolutamente imperdibile e da cogliere al volo. Da quest'anno la scuola organizza corsi oltre all'Aquila anche a Pescara per agevolare gli studenti. E i corsi sono assolutamente gratuiti. Sono aperti a tutti e non c'è bisogno di avere un particolare titolo di studio. La scuola ha le iscrizioni aperte fino al 15 ottobre, destinate a tutti, sia ragazzi che ragazze e adulti. Il 90% del percorso utilizza la tecnologia impresa 4.0 e sostenibilità. E su questo ascoltiamo il coordinatore didattico Antonio Filippù. Innanzitutto l'ITS Energie dell'Aquila offre 2 corsi. Il primo è un corso dedicato alla produzione e alla gestione dell'energia nell'ambito industriale. Il secondo invece si occupa di efficienza energetica nel campo edilizio.
Quindi attraverso questi due corsi diamo l'opportunità ai ragazzi di diplomarsi e avere sostanzialmente un futuro assicurato. I nostri diplomati trovano impiego entro la fine del percorso, i corsi durano 2 anni, ogni anno dura 900 ore, di cui 500 ore di formazione presso l'aula o in laboratorio e 400 ore presso un'azienda attraverso uno stage, un tirocinio formativo aziendale. Il primo anno lo stage si fa in Italia, il secondo anno, se l'alunno decide di andare in un stato membro della comunità europea, lo può fare attraverso l'Erasmus Plus. Quindi gli diamo l'opportunità anche di fare un percorso di stage all'estero. Giugno scorso siamo andati a Parigi e abbiamo preso, per esempio, accordi con aziende del territorio francese per l'interscambio degli alunni. È una scuola che crea tecnici, non operai, tecnici, che si occupano sia dell'efficientamento energetico dell'edilizia, sia dell'efficientamento energetico degli impianti civili e industriali. È stato presentato nei giorni scorsi presso la sede della Fondazione Carispac all'Aquila il progetto di formazione Lavoro per l'Inclusione, destinato ai richiedenti protezione internazionale e ai cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità, promosso dalla Fondazione Carispac, dall'ANCE L'Aquila e dall'ESCPT, l'ente paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia dell'Aquila. L'iniziativa si è svolta nell'ambito delle celebrazioni della 11ª Giornata Europea delle Fondazioni, ricorrenza istituita per promuovere l'impegno delle realtà filantropiche in Europa. È intervenuto il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, alla presenza del presidente della Fondazione Carispac, Domenico Taglieri, del presidente di ANCE L'Aquila, Gianni Frattale, del presidente dell'ESCPT, Sergio Palombizio, e del vicepresidente ESCPT, Pietro Di Natale. Il progetto, illustrato dal segretario generale della Fondazione Carispac, David Yagnemma, dal direttore di ANCE L'Aquila, Lucio Cococcetta, e della coordinatrice dell'ente di formazione, Valentina Scenna, prevede un percorso di formazione nel settore edile presso la scuola ESCPT di San Vittorino all'Aquila, destinato ai rifugiati e ai richiedenti protezione internazionale. Si tratta di un esempio efficace di sinergie tra istituzioni private e un modello virtuoso di integrazione attraverso politiche del lavoro. L'incontro si è concluso con l'intervento del prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, che ha inquadrato il progetto nell'ambito degli strumenti legislativi messi in campo dal governo, sottolineando come la presenza dei richiedenti asilo sia notevolmente aumentata in queste ultime settimane anche nel territorio della provincia dell'Aquila, dove sono circa 1.000 i migranti. Fino ad ora sono state realizzate 4 edizioni del corso. La quinta avrà come le altre una durata di 80 ore, di cui 16 di formazione teorica obbligatoria per entrare in cantiere, a cui si aggiungono altre 64 di formazione pratica con un percorso di alfabetizzazione della lingua italiana. Grazie a questo strumento sono stati formati 53 ragazzi, di cui 35 assistiti dalla Caritas e 18 dall'ARCI dell'Aquila. Questo progetto è una delle prime esperienze in Italia che mira attraverso un utile percorso di formazione all'inserimento socio-lavorativo e all'integrazione in un settore, quello edile, in cui c'è estremo bisogno di figure specializzate. In questo modo si garantisce l'ingresso nel mondo del lavoro a persone svantaggiate e al tempo stesso si aiutano le imprese a reperire le figure professionali necessarie. Noi festeggiamo per l'11º anno l'attività delle fondazioni in genere, quindi è un discorso non soltanto aquilano, non soltanto abruzzese, ma è nazionale. Quest'anno l'oggetto del progetto e quindi della festa è il lavoro come strumento di inclusione. In questa direzione si è fatto molto anche all'Aquila, in collaborazione con l'ANCE, la scuola edile, e
la possibilità di includere anche il lavoro dell'extracomunitario e quindi della persona che viene in Italia perché possa essere presente nella nazione, ma presente in attività e quindi la formazione. Abbiamo visto una grande partecipazione, significa avere l'extracomunitario pronto per il lavoro. Questo per quanto riguarda la nostra realtà. A livello europeo addirittura vengono impegnati circa 60 miliardi per questo tipo di attività e perché vi sia anche una attività per i progetti sostenibili. Un percorso che nel tempo dà la possibilità di avere lavoro e di avere inclusione. Il pilota sulmonese Cristian Micocchero, campione italiano al trofeo RR Cup. I festeggiamenti sono partiti già da alcuni giorni, per il momento di riavvolgere il nastro su questa stagione che ha presentato anche ostacoli insidie brillantemente superati fino alla inaspettata conquista del titolo. Misano, Alfa ed Omega, era partito tutto dall'insalita e proprio a Misano invece Cristian è riuscito poi nell'impresa. Chi l'avrebbe mai detto? Sì, infatti il campionato era iniziato bene perché ero stato subito veloce dalle prove, no, che si erano fatte le qualifiche, dove avevo fatto la pole position, avevo pure un po' di vantaggio sugli altri, quindi sicuramente insomma era una gara dove io mi potevo esprimere e potevamo puntare alla vittoria. Poi successe l'incidente, quello molto grave, dove si morì quel pilota e quindi poi hanno annullato l'evento e abbiamo rimandato tutto dalla gara dopo di Vallelunga praticamente. Sicuramente è stato un campionato dove fino alla fine, no, la partita è stata combattuta, non sei arrivato con un grande respiro e questo però raddoppia la gioia. Sì, siamo arrivati alle ultime due gare che avevamo pochissimi punti di distacco, avevo un punto dal secondo e se non sbaglio 6 punti dal terzo, quindi era tutto molto corto e c'era l'obbligo di fare il risultato per poter portare a casa il titolo e non è stato facile, diciamo, gestire questa cosa soprattutto a livello mentale. Certo, guardando indietro è una grande cavalcata, una grande impresa, però non sei stato da solo, no? Questo va detto. No, infatti il merito è di tutta la squadra, di tutto il team che comunque ha lavorato bene tutto l'anno, di Corrado che mi segue, mi tiene sempre buono e calmo. E insomma di tutti gli sponsor. Corrado Tuzzi è stato il braccio destro. Quali sono stati i momenti più delicati da fronteggiare sul piano tecnico, che poi è quello che fa la differenza? Sì, i momenti più importanti ci sono stati la flessione che c'è stata durante metà campionato, diciamo, quando abbiamo affrontato la doppia trasferta del Mugello e la pista di Cremona. Il Mugello perché è una pista molto veloce e la nostra moto è quella che soffre di più in velocità di punta rispetto alle Honda, Aprilia, BMW e altri mezzi che sono più potenti. E Cremona perché non aveva mai corso, Cristian era l'unico che non aveva mai corso in una pista completamente nuova, mentre i suoi avversari sì. Abbiamo sofferto, però è stato il momento in cui appunto bisogna tirar fuori il carattere, tante cose. Per esempio la prima gara del Mugello c'è stato anche un guasto tecnico sul registro dei freni e magari un altro pilota al posto suo si sarebbe ritirato, invece lui ha stretto i denti, ha tirato avanti in qualche modo ed è riuscito a portare a casa un ottavo posto che alla fine insomma sono sempre stati punti pesanti per il campionato. E la rinascita, per così dire, c'è stata nelle ultime tre gare, la tappa del Mugello e le ultime due di Misano. Dal punto di vista tecnico il risultato è merito, diciamo, di tutta la squadra, compreso l'elemento più importante che adesso in questo momento non è presente, che sarebbe il fratello Marco, che nell'arco di questi anni è diventato un ottimo telemetrista
e quindi tra le sensazioni che prova Christian in moto, l'esperienza di 40 anni di gare mia e l'interpretazione, diciamo, dei dati che Marco riesce a fare molto bene, sono quelli che ci hanno portato a fare delle modifiche strutturali sul assetto della moto, e che è stata la chiave di volta decisiva per le ultime due gare di Misano. Quello è stato il momento chiave, diciamo. Io credo che nemmeno si intuisca tutto il lavoro dietro le quinte che c'è dietro, ma anche il sacrificio che si spende poi per affrontare un'intera stagione, no? Al di là di come vada il risultato, in questo caso brillante. Certo. Per esempio basti pensare a quanto sia stato difficile nelle due gare appunto di Misano che abbiamo vinto andare controcorrente e scegliere una mescola di gomma per esempio dura quando tutti gli avversari usano quella più morbida, puntando più sulla costanza del rendimento della moto durante la gara che non sul giro veloce. Per esempio le due gare che lui ha vinto a Misano, vinte con distacco, quindi con grande superiorità rispetto agli altri, però in entrambe le gare il giro più veloce per esempio è stato fatto dai suoi avversari. Questo praticamente fa capire la differenza fra fare un giro veloce e farne 10 di fila costantemente veloci, e questa è stata l'arma vincente. Però col senno del poi sì, ok, però nel momento in cui devi prendere quella scelta tra pilota, telemetrista e coach, non è facile, perché potresti aver toppato e ti giochi un campionato. Certo, insomma. Si gioca tutto. Allora, per Cristian ha meritato riposo adesso, quindi lo puoi fare, e poi si dovrà pensare alla ripartenza. Sì, ora ci viviamo un po' sto momento. Però sicuramente dobbiamo già pensare all'anno prossimo, uno su che campionato fare e su quale moto correre, perché se magari proviamo a fare un campionato di un livello un po' più alto, lì secondo me la Yamaha non è il caso, e quindi probabilmente andrò con BMW. Se invece rimarremo in un altro tipo di campionato dove io potrò appunto continuare a correre ancora con Yamaha, rimarremo con la moto nostra, li faremo alcune migliorie per renderla un po' più competitiva. L'Associazione Nazionale Arbitri Sezione di Sulmona organizza un corso gratuito per arbitro di calcio per ragazze e ragazzi dai 14 ai 40 anni. Il corso avrà svolgimento presso i locali sezionali di Sulmona in via Carrese 13. I nuovi arbitri al termine del corso riceveranno gratuitamente la divisa ufficiale Legea, la tessera federale che consente l'ingresso gratuito in tutti gli stadi d'Italia, e il certificato utile anche ai fini del credito scolastico. Da subito saranno impiegati nella direzione delle gare alla presenza di un tutor che li accompagnerà nelle prime partite. Alla direzione delle gare verrà corrisposto un rimborso spese. Fondamentale per l'associazione coinvolgere il maggior numero di giovani, che avranno altresì modo di partecipare ai numerosi eventi alla presenza di illustri personalità del mondo sportivo ed arbitrale. Per informazioni ed iscrizioni, telefono 345-271-6617 o via mail a sulmona@aia-fgc.it. Valori e volti del volontariato ieri e oggi. Questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto questa mattina presso la sala consiliare di Palazzo San Francesco a Sulmona. L'evento organizzato dal Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo si pone come un momento di riflessione sull'importanza del volontariato nel territorio peligno attraverso le sue azioni, i suoi protagonisti e il suo impatto nel corso del tempo. Sono intervenuti Cristiano Gerosolimo, presidente del Consiglio Comunale di Sulmona, Attilio D'Andrea, assessore alle politiche sociali del Comune di Sulmona, Domenico Taglieri, presidente della Fondazione Carispac, Casto di Bonaventura e Gino Milano, rispettivamente presidente e vicepresidente del CSV Abruzzo. Ad introdurre gli ospiti, Maria Carmela Petrucci, consigliere del CSV Abruzzo. Come Centro Servizi per il Volontariato noi abbiamo come compito quello della valorizzazione del volontariato in tutte le sue forme. Oggi mi sembra un giorno molto importante, perché qui a Sulmona
andiamo a mettere al centro la figura del volontario e di come il volontariato è cambiato nel corso dei tempi. Speriamo che attraverso l'esempio di tante persone che oggi si impegnano nel volontariato, anche altri decidano di partecipare e di dare il loro apporto alla costruzione del bene comune. A stare tra la gente che è affamata di pane, con di tante povertà emergenti, e affamata di giustizia, in mezzo agli altri e senza darci delle etichette individuali. Nessuno di noi, come nessuna nostra organizzazione, è migliore dell'altra. Fra la gente, dando priorità al rispetto dell'altro, prima ancora dell'aiuto e della solidarietà. Il coraggio della verità, provare a dire certe cose, sempre, che poi la verità è la premessa di ogni possibile riconciliazione. Noi come amministrazione abbiamo messo in campo, abbiamo realizzato quello che è un progetto, un regolamento che era chiuso nel cassetto, l'abbiamo dato le gambe in modo tale che c'è un albo adesso di tanti volontari che peraltro sta sempre crescendo per dare l'assicurazione, per dare il giusto riconoscimento a quello che è appunto il lavoro che fanno quotidianamente o ogni volta che c'è un'esigenza. Io appena nominato presidente della Fondazione Cassa del Risparmio, ho pensato che anche Sulmona dovesse avere una sede del Centro del Volontariato, e ce l'ha, ed è un punto di riferimento del Centro del Volontariato. Insieme si fanno diverse attività che interessano il cittadino, e quindi questa presenza va incoraggiata, va ulteriormente finanziata, perché non manchi sul territorio. Nell'ambito della manifestazione è stato conferito un riconoscimento al professor Sante Ventresca, presidente della sezione AIAS di Sulmona, Associazione Italiana Assistenza Spastici, per la costante dedizione profusa nei suoi primi 50 anni di attività. L'associazione, infatti, che dal 2001 ha esteso ufficialmente il suo impegno a tutte le diverse disabilità psicofisiche, è stata costituita l'8 dicembre del 1972 presso i locali del Centro Servizi Culturali di Sulmona e prosegue oggi le sue attività nel centro diurno socio-abilitativo formativo in via Torrone sotto la guida del suo infaticabile presidente e fondatore. Io intanto ringrazio il Centro Servizi Volontariato, che ci conosciamo da 30 anni, per tutto quello che ha fatto e per quello che abbiamo fatto. Ma il ringraziamento va soprattutto alle persone che mi hanno aiutato per 50 anni. Sono stato anche troppo sfacciato a chiedere alla banca, alle parrocchie, e cominciai 50 anni fa, quando il professor Bolino mi disse: tu devi fondare un'associazione a Sulmona. Sono i mici da Sulmona, i finanzieri della terza compagnia allievi della Guardia di Finanza, che svolsero il loro corso nel 1985. Hanno visitato il centro storico sulmonese e apprezzato le bellezze paesaggistiche e culturali che le diversità apparse negli ultimi anni con curiosità ed emozione. Il gruppo, composto da ben una ottantina di persone, uomini e donne, era guidato dal luogotenente Giuseppe Ferrini, originario di Goriano Sicoli. In comune li ha accolti il presidente del Consiglio Comunale, Cristiano Gerosolimo. Dopo la visita a Sulmona, il gruppo si è trasferito poi a Scanno e nei prossimi giorni visiterà altre località regionali. Li abbiamo incontrati nei locali della nota azienda produttrice di confetti Mario Pelino, dove hanno visitato anche il noto museo Confetti Pelino. Ho ricevuto delle richieste esplicite dai nostri amici di poter visitare la fabbrica di Mario Pelino. Anche la storia, vedere la storia del confetto. Adesso ripercorreremo la storia attraverso il museo che si trova ai piani superiori, dove c'è anche uno schermo che ci farà vedere i vari dettagli anche della lavorazione. Cosa fate? Un pentiero di cosa? Che rappresentasse la città, e quindi la statua di Ovidio e i confetti di Mario Pelino, con i nostri colori istituzionali, il giallo e il verde, e con l'etichetta che ricorda il periodo trascorso, quindi 1 ottobre 85, 1 ottobre 2023. Siete qui da ieri, sì, se non vado errato. Sì. Ha visitato questa città, sì, sia pure in parte.
Qual è il suo giudizio? No, è veramente una bella esperienza, poi stare sempre insieme a loro è molto bello, la città non la conoscevo, anche essendo stata 3 anni all'Aquila, bella zona, oggi ci faremo una bella riempita di confetti. Beh, un suo giudizio su questa città? Donatella, la presento. Non mi aspettavo una città così bella, così ordinata, così con dei palazzi così belli, veramente... È stata una sorpresa. Come sono trova la città? Piacevolmente sorpresa. Sulmona è un gioiellino. Ordinata, pulita, bellissima, ricca. Mi piace tantissimo. Il posto è meraviglioso con questo scenario delle montagne dietro. Solo cose belle. Anche questo è un bel posto. Questo è un posto bellissimo. Adesso arriva, sta sul museo. Abbiamo assaggiato i confetti, è tutto meraviglioso. Siamo veramente felici perché per me è la prima volta che vengo a Sulmona. E devo dire che è bellissimo. Bello, bello, bello. Nella terrazza delle B&B 6 Stelle di Sulmona si è tenuta la cerimonia di presentazione delle nuove divise della SD Confetti Pelino. Anche quest'anno si è svolta la consueta cerimonia per gli atleti della storica società ciclistica Peligna. Sono pronti a ripartire per le varie categorie. Anche quest'anno il padron Mario Pelino non ha voluto far mancare il sostegno alla squadra proprio. Pelino è stato il protagonista della serata che ha visto anche la presentazione delle divise della stagione 2023. Ad aprire la conviviale la presidente della SD Confetti Pelino, Antonietta Ramunno, che ha chiamato a raccolta autorità e istituzioni del territorio e dello sport, presenti tutti gli atleti della SD Pelino. Presente il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero, l'assessore dello sport Silvio D'Andrea, il presidente della Panathlon International Club di Sulmona Alessandro Carnevale, il past president Luigi La Civita, il segretario Armando Di Rocco, il presidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona Maurizio Antonini, il vicepresidente del DMC Terra d'Amore Maria Dora Santa Croce, il presidente della Fondazione Carispac Domenico Taglieri e molti altri. Signor Sindaco, festeggiamo una squadra storica, un onore per la città di Sulmona, forse una delle prime squadre ciclistiche della città, d'accordo? Sì, è un onore per la città di Sulmona poter annoverare un gruppo ciclistico così consolidato nel tempo, con un radicamento della nostra città che ormai risale veramente a diversi anni, ed è un piacere essere presenti in questa circostanza. Peraltro si presenta la nuova divisa, la divisa della nuova stagione, anche per testimoniare l'amicizia dell'amministrazione comunale e della comunità sulmonese a questi gruppi sportivi e quindi in questo caso al gruppo sportivo Pelino per l'attività che loro svolgono e per la capacità che hanno di mobilitare le nostre attenzioni ma anche i giovani verso una pratica importante qual è quella del ciclismo. Noi siamo vicini a tutte le istituzioni sportive perché siamo grati per le attività che loro svolgono, soprattutto per i nostri ragazzi, per i nostri giovani, ma devo dire è importante che una città come la nostra possa annoverare un numero così importante di gruppi sportivi perché svolgono un'attività veramente commendevole sul piano anche del benessere fisico, sul piano della salute, ed è quindi un particolare piacere presenziare una cerimonia che riguarda un gruppo sportivo così datato e così consolidato nella nostra storia, nella nostra tradizione come quello del gruppo sportivo Pelino. Professore, il sindaco ha elogiato la sua squadra, e questo mi sembrava normale, una delle prime squadre. Adesso che cosa facciamo? Presentiamo le nuove divise. Parliamo in un momento. Sì, presentiamo le nuove divise che non sono tanto diverse da quelle che abbiamo fatto l'anno scorso, negli anni passati. Come ho sempre detto, sono divise non di pubblicità ma di visibilità, perché come vedete sono quasi fosforescenti, quindi servono per essere visti soprattutto. Poi c'è anche il nostro nome che va bene, è un nome che si spende bene. Pronto, ci state. Ci stiamo. E finanziate pure. E poi io devo ringraziare invece gli organizzatori di questo evento, perché è un evento che si ripete ormai da anni. Prima lo organizzava Fernando, ora lo organizza Antonietta. Ed è la festa del ciclismo, è la festa dei ciclisti sulmonesi, è la festa di tutti gli appassionati di questo sport. Ed è anche la festa di chi
crede nelle possibilità di diffusione anche a livello locale del territorio, per accogliere sempre più persone, per venire a conoscere i nostri posti, i nostri luoghi, le nostre strade. Insomma, è una festa, insomma. È una festa, è un invito a venire anche a Sulmona. Come no, è un invito a venire a Sulmona. Fra l'altro, come diceva il sindaco, la situazione delle strade sta migliorando. E questo è importante, perché chi va in bicicletta ha bisogno di camminare buone, sicuro, di strade buone, anche e soprattutto nel comprensorio. Diciamo che l'Abruzzo centrale aveva delle strade molto disastrate, in questi ultimi anni sono migliorate. Io sono un ciclista anch'io, quindi le frequento tantissimo e con piacere, e ho notato che le cose stanno migliorando. È un invito a venirci a trovare. E poi ci sono anche degli eventi sportivi, insomma, che si stanno facendo. Tra l'altro pensiamo di riniziare anche a organizzare qualche evento sportivo, perché la perdita di Fernando è stata importantissima, cioè è stata, perché lui era l'organizzatore, però piano piano ci riprenderemo anche sotto quell'aspetto. Antonietta, presidente del gruppo ciclistico Pelino. Sì. Questa sera c'è una festa, l'ha detto il presidente. Come tutti gli anni ripetiamo questa diciamo festa per consegnare le divise, presentare la squadra. È una cerimonia. È una cerimonia, esatto. E la portiamo avanti dopo che Fernando ci si è dedicato, ma adesso mi ci dedico un po' io, però va bene, dai, stiamo tutti insieme, una bella serata e speriamo che vada avanti sempre questo sport e non si fermi, insomma, che va sempre avanti. Va bene.